a Pesaro. Ciao Matteo, ci Roberto. sei? Sì, ti ascoltiamo. Se ci mandi anche il video, vediamo se c'è Sei l'ospite arrivato? che c'era l'altra volta. Non lo No, vedo. mi senti? Ti sento benissimo, ma non vedo Ah, l'ospite. ok. No, l'ospite non c'è, credo che si sia offeso perché l'ho levato dopo 5 minuti. Non ci credo, deve ritornare assolutamente. Non possiamo fare a meno della scimmia che è in te, che è Deve tornare. uscita da te, anzi. Dai, diciamo che è andata un po' in vacanza, torna dopo Ferragosto. Ho capito, ho capito. Matteo, allora io ti lascio subito la linea. Sono le 14:07. Ti sei offerto di far recuperare un po' il tempo, però diciamo che te lo puoi prendere tutto il tempo che vuoi, perché forse avremo dei problemi con il collegamento con Cagliari, perché mi stai dicendo Carlo Loi, alias Carlos in chat, che ha la scheda audio rotta e quindi forse non riusciamo a fare il collegamento. Quindi prenditi tranquillamente la tua mezz'ora per la libreria liberale, liberista e libertaria. A te Grazie. la linea. Allora, grazie. Io innanzitutto ringrazio tutte le persone che hanno condiviso il video della prima puntata di questa libreria liberale, liberista e libertaria tramite Facebook, perché per me è stato un indice, un feedback importantissimo. Che mi ha fatto capire che comunque la rubrica è stata apprezzata anche con tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto domenica scorsa. Vi ricordo i problemi con l'audio, eccetera. Prima di iniziare, vi ricordo come la volta scorsa che questa rubrica si appoggia anche al sito anobi.com. Con un proprio gruppo che si chiama appunto Libreria Liberale, Liberista e Libertaria. Per trovare il link della pagina potete andare anche attraverso il sito della TV Radicale, nella categoria Links, trovate appunto il collegamento diretto. Su questa pagina di anobi.com vi ricordo che vengono pubblicati tutti i libri che proporrò durante le settimane e magari possiamo anche continuare le discussioni che inizieranno qui attraverso la chat. Prima di presentarvi la lettura di questa settimana, vi ricordo che naturalmente leggendo non potrò seguire la chat, quindi rimandiamo a dopo tutte le discussioni su questa lettura. Allora, il libro che ho pensato di proporvi questa settimana è Il Calibano di Pier Giorgio Welby, non so se lo vedete, eccolo, io lo vedo adesso nella web TV, è Il Calibano di Pier Giorgio Welby. Credo che tra gli ascoltatori di questa web TV non servano presentazioni per Pier Giorgio Welby, ma visto che questi video sono scaricabili e vanno anche su Facebook, una piccola presentazione doverosa. Pier Giorgio Welby è stato un grande politico italiano ed un grande attivista italiano e tra l'altro è stato anche co-presidente di un'associazione radicale che è l'associazione Luca Coscioni. Nella sua vita si è impegnato in tantissime battaglie. Ma ne possiamo ricordare due che sono le principali portate avanti proprio da Pier Giorgio Welby, che sono il riconoscimento legale del diritto al rifiuto e all'accanimento terapeutico e la grande lotta per il diritto all'eutanasia. Oltre a tutto ciò, quello che molte volte si dimentica e anche noi radicali dimentichiamo è che è stato anche un grande giornalista. Ha fatto il giornalista, infatti, per un piccolo quotidiano combattivo ed indipendente. Questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere in considerazione, che è La Voce della Romagna diretta da Franco Frigni. Proprio su questo giornale teneva degli editoriali che sono poi stati raccolti su Il Calibano, che raccoglie tutti i suoi editoriali. È stato curato da Walter Vecellio e Marcello Baraghini,
Il libro è edito da Stampa Alternativa per la collana La Luna e i Sei Soldi. Sì, anche Carlos dalla chat si ricorda che è stato curato da Walter Veceglio. Come vi dicevo, è il sesto libro di questa collana, La Luna e i Sei Soldi. Sono andato a vedere sul sito di Stampa Alternativa e questa collana non compare, quindi credo che non possiate trovare questo libro nelle librerie. Io personalmente l'ho preso direttamente da Walter Veceglio, richiedendolo dal sito di TV di Radicali Italiani. Il pezzo che andrò a leggere oggi è un pezzo del 12 gennaio del 2004, quindi non è un pezzo tanto remoto, bensì di solo 6 anni fa circa. E come possiamo, come avremo modo di apprezzare, è un libro di tutta attualità e soprattutto l'editoriale che andrò a leggere adesso. Non maledicere surdo. Non dir male del surdo, ovvero di colui che non può ascoltare. Insomma, non dir male dei morti. Naturalmente, rispettato questo antico precetto, di quelli che restano si può parlare e soprattutto sparlare, specialmente se appartengono a quella genia dei cacadubbi che si aggirano, come peripatici, sui marciapiedi del sapere, privi di paletta e bustina dove raccogliere e occultare le loro nauseanti deiezioni. Qualcuno obietterà: ma come, tu, dopo aver letto Gorgia, Galileo, Descartes, Marx, Nietzsche, Freud, Pirandello, Svevo, Severino, Giobbe Covatta, Totti, puoi ancora dire questo? Certo che posso dirlo, anzi, sostenerlo a spada tratta. Gorgia chi? Descartes chi? Nietzsche chi? Freud chi? Tutta paccottaglia gozzaniana da far spolverare una tantum dalla collaboratrice domestica. Il Bill Gates pensiero ha sostituito i tempi morti del dubbio, delle pur mi sembra che si muova. Il bambino sarà pure polimorficamente perverso, ma la finestrella che ci mostrano le applicazioni di Windows sono quanto di meno multiverso si possa immaginare. Sì, no, annulla. Se annulli, devi scegliere tra il sì e il no. E il forse che cos'è? Dov'è rimasto? Il forse indica il dubbio, la probabilità, l'approssimazione, l'attenuazione. Il forse è come la coda dell'antenato di Lucy, come il piede prensile, le bozze frontali, l'olfatto, l'ipertricosi. Come vi comportereste se al vostro vicino spuntasse la coda da un foro nei pantaloni, o gli spuntassero i peli dalle orecchie, o vi stringesse la mano con il piede? Lo evitereste, è chiaro. Su, via, depiliamoci, caudatomizziamoci, operiamo quell'alluce opponibile e affrontiamo il codice binario 1-0. Sì, no. Organizziamo un referendum per abolire il giallo dai semafori e soprattutto battiamoci per sconfiggere quel pensiero debole che si ostina a proporre la X sulla schedina del totocalcio. Sospirava Rabelais. Me ne vado in cerca di un grande forse, mentre, molto meno dialogico, un personaggio dei demoni di Dostoevsky esclamava: non c'è nessuna domanda e non c'è nessun dubbio. È meglio che stiate zitto. Standing ovation per Dosti e cartellino rosso per quel cacadubbia di Rabi. C'è luce, troppa luce, spegnete quel cavolo di illuminismo con quello che costa la bolletta. Ecco, ora in questa complice ed evocativa ombra da caverna platonica possiamo occuparci dell'ultimo grande dubbio che è l'aldilà. Vi piacerebbe cavarvela con la X? No, scansa fatiche cerchio bottistiche non siete altro. Vi dovete decidere. O l'inferno o il paradiso. Il limbo è stato cartolarizzato e per gli indecisi vige la stessa regola dell'otto per mille. Se resti nel dubbio, il tuo obolo va a San Pietro. Se in articulo mortis non sbarrate nessuna casella, siete fatti abili ed arruolati nelle centurie angeliche.
Il laico si è arreso all'idea che, quando la scienza non ha risposte certe, il testimone passi alla fede, alla quale, come noto, le risposte non mancano mai. L'embrione, l'anima, la vita, la morte, tutte faccende con l'imprimatur della verità. Eppure un certo Wittgenstein la pensava così. Non si può comunicare linguisticamente ciò che è mistico, perché sui problemi dell'esistenza, quelli sul senso della vita, della morte, eccetera, non si può parlare con senso, e pertanto bisogna tacere. Il linguaggio riguarda i fatti, e solo i fatti. Allora, si può o no dubitare? Sì, si può, a patto che il dubbio sia condito con la sofferenza. Si può dubitare indossando il cilicio, calzando delle scarpe strette, mangiando radici amare e locuste, leggendo i libri di Vespa, ridendo alle battute di Panariello, assistendo al Festival di Sanremo, ascoltando i discorsi dei parlamentari favorevoli alla legge sulla procreazione medicalmente assistita, leggendo gli articoli di Guzzanti che ti spiega perché soffri non debba ricevere la grazia. I modi sono tanti, milioni di milioni, recitava un vecchio jingle. L'importante non è la rosa, l'importante è soffrire. Dubitanti e sofferenti di tutto il mondo, benvenuti. Bene, vi ricordo che quello che ho appena letto era l'editoriale Non maledicere surdo di Pier Giorgio Uelbi, è stato scritto il 12 gennaio del 2004 su La Voce della Romagna. Leggo un secondo la chat, vedo Carlos che mi scriveva prima, Juan 89, l'audio ogni tanto si blocca, solo che non credo che sia un problema mio, mentre Rob 80 io sento abbastanza bene. Bene, finita la lettura, io direi che questo editoriale ci dia uno spunto abbastanza forte, naturalmente con tutta la scrittura satirica e qualche volta anche spottente di Pier Giorgio Uelbi, ci dia lo spunto per parlare della laicità oggi. Però prima di parlare della laicità oggi, credo che sia doveroso parlare delle radici della laicità. Non c'è bisogno che ricordo che che la parola laico deriva dalla parola greca laicos, e quindi proprio del popolo, appartenente al popolo, quindi vede l'esclusione di quelle persone appartenenti al clero. Dalla parola laico è derivata una parola importantissima, che è la parola laicismo. Questa parola, come tutte le parole che non stanno a cuore alla Chiesa, possiamo dire che ha avuto grandi condanne da parte della Chiesa, ha avuto delle vere e proprie percosse, tanto che si è cercato di farlo diventare un termine negativo, e forse ci si è anche riusciti. Però questo preferisco chiederlo a voi, se la parola laicismo oggi indica un qualcosa di negativo. È importante anche ricostruire un po' quella che è la storia del laicismo in Italia, perché in questo caso sì, l'Italia è un caso particolare, perché è la terra ospitante, il paese ospitante il Papa. La storia del laicismo in Italia io credo che si possa iniziare a vedere da quando il fascismo sia per avvicinarsi il Papa, che per magari dargli qualche piccola soddisfazione territoriale, istituisce il piccolo Stato teocratico che poi è lo Stato, la Città del Vaticano. E naturalmente adesso, per tagliare corto e per vedere magari solo i primi quattro punti della storia del laicismo, possiamo andare direttamente alla caduta del fascismo, quando, senza darlo a vedere, o almeno senza darlo a vedere palesemente, la Chiesa si infilò nello Stato italiano attraverso l'organo
politico, possiamo dire che è la Democrazia Cristiana, per entrare come intermediario politico direttamente nelle istituzioni italiane. Naturalmente da sola credo che non ce l'avrebbe mai fatta, e naturalmente è pesato molto il contributo comunista, del Partito Comunista Italiano, in questa insinuazione della Chiesa all'interno delle istituzioni. Naturalmente il contributo comunista ha avuto tante ragioni, tra le quali magari il credere nella fine prossima delle religioni, e quindi magari non dare peso a questa cosa, ma poi ci sono anche tante altre ragioni anche più importanti. È proprio in questo momento che nascono i laici minori. Che sono i laici minori? Sono tutti quei partiti politici che, abbandonato la tematica del laicismo da parte del Partito Comunista, continuano a farsi promotori forti di quello che è la laicità. La Democrazia Cristiana poi è caduta, ma i laici minori restano, e non si capisce perché restino solo i laici minori e non ci siano magari i partiti, quelli maggiori, che si occupino ancora di questa tematica quanto mai importante. Perché non ci sono oggi? Una mia personale visione dei fatti. Ricordo quando Benedetto XVI fu eletto Papa, convinto della superiorità religiosa su quella dello Stato italiano, andando ad incontrare Carlo Azeglio Ciampi, l'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi gli profilò il nuovo termine della sana laicità. Ancora non si è capito cosa sia questa sana laicità, perché ci debba essere una laicità sana e una laicità non sana. Però fatto sta che da quando è venuta questa richiesta della laicità sana, che quindi smette di essere laicità, ma forse inizia a diventare clericalismo, anche la sinistra, che fino a quel momento era stata sede dei laici minori, ha smesso di occuparsi di laicità. O meglio, ha iniziato a praticare quella laicità sana che di fatto non è laicità. Dopo aver fatto questo excursus storico anche piuttosto approssimativo, direi che possiamo partire sul tema della laicità oggi, sul vedere quali sono i risultati che sono stati raggiunti e verso cosa bisogna puntare ancora. Dal mio punto di vista le condizioni sono a dir poco imbarazzanti sul versante della laicità. Posso pensare al mio comune, al comune di Pesaro, dove proprio nemmeno una settimana fa abbiamo visto il Partito Democratico votare insieme al Popolo delle Libertà e alla Lega Nord per respingere il registro delle unioni civili proposto da un consigliere di una lista civica, della lista civica a 5 Stelle. Quando si assiste a questi fenomeni a dir poco imbarazzanti, ripeto, ci si chiede che fine ha fatto la laicità. Quanto mai in questo momento ce n'è proprio un bisogno forte. Però se vogliamo noi laici sopravvivere oggi e magari crescere domani, non dobbiamo rassegnarci, a mio avviso, al semplice indirizzo verso una politica laica del potere costituito, ma dobbiamo imparare a creare e coltivare una cultura laica. Laica, ma rispettosa dei credenti e dei non credenti, ed è questo l'importante. E come possiamo crearla noi? Innanzitutto credo attraverso le associazioni di cui facciamo parte, dobbiamo comunque attraverso queste associazioni iniziare a puntare verso un indirizzo laico, partendo magari anche dagli statuti, perché la modifica degli statuti è importantissima in questi casi. Però la
figura laica come qualsiasi altra figura. Un secondo che Roberto, mi sentite? Io sento voi, non riesco a parlare. Adesso un secondo che glielo scrivo, magari glielo scrivo. Sì, Matteo, scusaci, pensavamo che tu non ci sentissi, vai pure Ah, no, avanti, tanto i web spettatori non ti sentono, non ci sentono, scusaci ah, se ok, abbiamo perfetto, disturbato. niente. Niente. A che punto è arrivato? Ah, sì. Come possiamo creare noi stessi una cultura laica? Innanzitutto credo che dobbiamo imparare a diventare delle antenne noi stessi. Cosa intendo con delle antenne? Dobbiamo diventare noi stessi promotori nei nostri blog, nei siti, non lo so, magari anche tramite YouTube con dei video, ma anche con lettere ai giornali, proprio facendo sentire la nostra voce a conferenze, eccetera. Dobbiamo iniziare a far capire cosa sia il laicismo e quale sia l'importanza del laicismo, che è quanto mai necessario oggi, come dicevo prima. Però non dobbiamo cadere nell'errore contrario. Da laici non dimentichiamoci di essere anche liberali e quindi non confondiamo l'essere laici con quello che a me piace chiamare l'assolutismo dell'essere antireligiosi, perché essere laici non significa questo. Non significa essere antireligiosi, anzi, significa essere per la religione e per la pluralità delle religioni in certi momenti. Il laicismo deve essere l'atteggiamento, di chi pretende una separazione tra lo Stato e la Chiesa, qualsiasi Chiesa essa sia, ma che non richiede la soppressione, della Chiesa o peggio ancora dei diritti dei credenti. Dovremmo forse ragionare di più, sul fatto di essere laici e allo stesso tempo essere liberali e non solo, laici con un atteggiamento dispotico. Leggo, la chat, Roberto dice: Anna si sente benissimo, è la tua DSL. Ioanna risponde: purtroppo mi sa, comunque riesco a seguire. Bene. A questo punto, niente, ribadisco la mia idea di un rilancio della laicità oggi, che non sia una laicità che sia contro la religione cattolica o cristiana, ma che sia una laicità rispettosa dello Stato del diritto e che riesca a puntare al suo rafforzamento. Io rivedo Roberto in linea. Ciao Salvatore. Scusateci, scusateci, mi sono dimenticato di riaprire il mixer perché la nuova fantastica versione di Procaster ha anche un mixer. Quindi dicevo, non siamo riusciti a seguirti, ma ti seguiremo on demand come sempre succede perché capiti in una fascia oraria in cui noi diciamo ci riposiamo un pochino e come dire, organizziamo diciamo, i collegamenti Vabbè, se per successivi. questo io capito nella fascia oraria della Pennichella, quindi voglio Della dire. Pennichella, diciamo che non voglio dire che Salvatore dà la mazzata definitiva alla Pennichella. Diciamolo, diciamolo. Comunque, veramente molto interessante visto che dalla chat anche ti hanno fatto i Ciao Anna. complimenti. Sì, grazie. Salutiamo tutti quelli che sono in chat. Matteo, hai qualcosa da aggiungere? Altrimenti, passiamo la linea a Salvatore con la rassegna stampa internazionale. No, ho finito appena siete arrivati. Come sempre ricordo che per qualsiasi cosa la mia mail è matteomainardi.tv@radicale@gmail.com, quindi per qualsiasi cosa mi potete raggiungere tramite questo indirizzo. Perfetto, allora ringraziamo Matteo Mainardi, lo salutiamo, ciao Grazie a Matteo, a voi. domenica Ciao. prossima, Ciao. buona
Ormai quello Ciao. Di Matteo è diventato un appuntamento fisso, e quindi anche domenica prossima vi sarà la libreria liberale liberista.